Per Audi è estremamente importante dire che il 2020, nonostante la pandemia e il rischio sanitario, è stato comunque un anno estremamente ricco di novità, e anche questi ultimi 6 mesi hanno visto la casa di Ingolstadt investire tantissimo nel lancio di nuovi prodotti. Essenzialmente ci stiamo concentrando proprio su quei prodotti che danno maggiore risposta al cliente business, che è alla base del fatturato dei concessionari e del brand Audi, tant'è vero che noi stiamo per lanciare in maniera molto importante la nuova Audi Q5, che arriva proprio in questi giorni sul mercato italiano, ed lanciamo, più che lanciamo, confermiamo in maniera forte l'arrivo di tutta la gamma dal punto di vista dei motori per quello che riguarda la nuova A3. Quindi, sarà un anno, il 2021, frutto di quello che è stato l'ultimo semestre del 2020, foriero di tantissime novità, sia dal punto di vista del prodotto, sia dal punto di vista dei contenuti all'interno del prodotto, che sia il motore o le motorizzazioni, o siano esse tutti quelli che sono i contenuti tecnologici all'interno delle nostre vetture. Audi A3, così come con Q3 e Q3 Sportback, saremo protagonisti in tutto quello che è il segmento C, essendo in grado di offrire oltre a vetture completamente nuove, motorizzazioni benzina, diesel, mild hybrid o plug-in hybrid. E anche nel caso dell'Audi A3 avremo l'opportunità di avere le vetture con alimentazione a metano. Così come nel segmento D, con la nuova Q5, con il nuovo Q5 Sportback che arriverà più in là in tarda primavera, avremo l'opportunità appunto anche lì di lanciare nuovi prodotti con un livello di tecnologia estremamente rilevante, e soprattutto con una gamma di motorizzazione tutte o mild hybrid, o anche qui con il plug-in hybrid. Non posso non citare anche tutto quello che è lo sforzo che il mondo Audi sta facendo insieme al gruppo Volkswagen all'interno di tutto quello che è il panorama dell'elettrificazione, anche perché il 2021 sarà l'anno in cui sanciremo la nostra presenza nel mondo dell'elettrico, grazie al lancio dell'iconica Audi e-tron GT, ma soprattutto diventeremo, diciamo sì, nel mainstream, possiamo dire, grazie all'introduzione dell'Audi Q4 e-tron, che vedrà il suo esordio da fine aprile all'interno degli showroom. Innanzitutto mi faccio fare un appello affinché attraverso tutti i canali possibili il nostro legislatore sia in grado di dare delle chiare indicazioni quelli che sono i livelli di incentivo, okay? Un livello di incentivo che considera tutto quella che è la neutralità tecnologica che oggi il mercato può offrire, e poi possa dare certezza su quelli che possono essere i livelli o di incentivazione o di tassazione, soprattutto per quello che riguarda il fringe benefit, considerando che dal 1 gennaio esordisce in maniera ufficiale e definitiva il livello di misurazione delle emissioni grazie al nuovo sistema del WLTP, quindi del Real Driving Experience. Quindi un livello di misurazione molto più vicino delle emissioni, molto più vicino a quello che è l'effettiva misurazione reale, piuttosto che il vecchio metodo NEDC, che era piuttosto un metodo da laboratorio. Quindi è estremamente importante avere chiarezza da questo punto di vista per poter essere certi di dare la giusta risposta ai clienti e rendere la mobilità un elemento estremamente importante e un motore di sviluppo, soprattutto nel mondo di business e nella nostra nazione. Detto ciò, Audi, come anticipavo prima, sta facendo tantissimo per venire incontro a quella che è la necessità di mobilità sostenibile che si all'interno delle motorizzazioni, tant'è vero che più del 70%, o sicuramente intorno al 70%, sarà la gamma di Audi che sarà dotata di motori o mild hybrid o plug-in hybrid. Come citavo prima, dalle A3
al Q3, al Q3 Sportback, così come il Q5 e il Q5 Sportback. Sono tutte vetture che saranno dotate di motorizzazioni mild hybrid o plug-in hybrid, quindi alla spina. Dipende sempre dall'utilizzo che ne dovrà fare il nostro cliente. Se sarà un cliente che avrà un utilizzo molto urbano, che utilizza la vettura solamente durante i fine settimana, come molti manager, allora la soluzione del plug-in hybrid, a seconda della dimensione della vettura, è sicuramente l'ideale. Se invece il nostro manager avrà, o il nostro imprenditore, il nostro professionista, avrà l'opportunità, la necessità di dover fare più di 200-300 km anche al giorno, magari su strade ad alta percorrenza, il mild hybrid, i nostri motori diesel mild hybrid, sono la giusta risposta. Quindi a seconda delle opportunità, a seconda della necessità del cliente, a seconda dei bisogni del cliente, la gamma Audi può offrire totale flessibilità da questo punto di vista. Mi va di sottolineare soprattutto il lancio della nuova Audi A6 Avant dal punto di vista con il motore plug-in hybrid. È una vettura che si offre sicuramente insieme alla A7, insieme alla A8, piuttosto che il Q7 e il Q8, ad una gamma, ad una categoria di persone sicuramente che hanno necessità di grande comfort, di grande eleganza, di rappresentanza, e tutte queste vetture hanno l'opportunità di essere motorizzate sia con motori diesel mild hybrid, ma anche e soprattutto con motori benzina plug-in hybrid, in maniera tale da riuscire ad avere quell'opportunità di combinare sia l'esigenza di presenza, di comfort e di sicurezza, insieme a quella di una crescita, di una mobilità sostenibile, anche perché questa mobilità sostenibile è favorita anche dal punto di vista sia della fiscalità, sia da tutte quelle che sono le leggi regionali sui bolli o sui costi di gestione di queste vetture, che consentono anche, ad esempio, l'opportunità di entrare in zone a traffico limitato. Ripeto, questa è tutta quella che è l'offensiva sui motori elettrificati, quindi con combustione o diesel o benzina elettrificati. Non posso non sottolineare quello che è lo sforzo su tutto quello che è il mondo elettrico, che, come dicevamo prima, ha nella Q4, nel Q4 Sportback, la sua massima espressione, perché saranno vetture che garantiranno più di 400 km di autonomia e garantiranno l'opportunità di avere diversi livelli di potenza, in maniera tale da soddisfare tutte quelle che sono le esigenze di mobilità, soprattutto all'interno di contesti urbani. Questo grazie al fatto che ultimamente, anche grazie alla partnership che il gruppo Volkswagen e Audi in particolare ha all'interno di quello che è il sistema di ricariche veloci riconosciuto sotto il nome di Ionity, il numero di stazioni stanno crescendo sempre di più. Anche in Italia ormai arriviamo a oltre le 15 installazioni ad altissima potenza, e entro fine 2021 arriveremo oltre le 30 installazioni. Questo garantirà quella configurazione, quell'opportunità di poter ricaricare le nostre vetture anche in tempi estremamente contenuti. Mi faccio dire che, per esempio, la nostra e-tron, che ha l'opportunità di essere ricaricata ad alta velocità con colonnine fino a 150 kW, può ricaricarsi in 10 minuti, anche per avere 110-120 km di autonomia, piuttosto che un pieno con anche 45 minuti, avendo l'opportunità di queste colonnine. Quindi il nostro impegno, anche con tutto quello che è il tessuto delle municipalizzate e di tutti quelli che sono i fornitori di energia, è quello di ampliare l'offerta o la capacità di poter ricaricare in maniera molto più semplice le vetture elettriche, e quindi dare impulso a questa motorizzazione che sicuramente sarà protagonista nei prossimi anni.
Sicuramente noi stiamo lavorando soprattutto con tutti i nostri partner, anche dal punto di vista dei nostri partner che ci aiutano a stare sul mercato, come le società di noleggio e in particolare la captive del gruppo, la Volkswagen Leasing. Stiamo cercando di dare spazio sicuramente ad elementi di grande accessibilità. Quindi la prima cosa su cui noi stiamo dando opportunità è quello di poter avere accesso alla nuova tecnologia, quindi poter avere accesso alle nuove vetture che garantiscono migliore efficienza energetica, ma anche maggiore comfort e migliore sicurezza grazie ai sistemi, diciamo così, di guida o di prevenzione degli incidenti di guida intelligente, diversi sistemi conosciuti con l'acronimo ADAS, quindi dalla guida non autonoma, dalla guida di seconda autonoma di seconda generazione, ai sistemi, diciamo sì, radar di controllo, a tutto quello che permette appunto di aumentare il livello di servizio. Tutto ciò consente, grazie ai sistemi finanziari offerti dalle diverse società, ma soprattutto, come dicevo prima, dalla Captive, di garantire massima accessibilità. E quindi l'accessibilità è uno degli elementi importanti che noi cerchiamo di garantire ai nostri prodotti grazie al valore delle nostre vetture, perché sappiamo che sia attraverso il noleggio o attraverso formule come può essere l'Audi Velio, quindi strumenti finanziari che consentono di pagare parzialmente l'utilizzo della vettura e di poter posticipare la decisione per quello che riguarda l'opportunità di sostituire la vettura nei prossimi 2-3 anni. Quindi quello dell'accessibilità è un elemento importante su cui noi stiamo lavorando grazie all'elevato valore residuo delle nostre vetture. Ma questo non è l'unico elemento di servizio che noi stiamo cercando di dare in questo momento. I nostri clienti possono avere soprattutto anche livelli di servizio per quello che riguarda la manutenzione delle vetture, ad esempio tutto ciò che riguarda il pick up and delivery, che sono attività che noi svolgiamo grazie alla capillarità della nostra rete di assistenza, e quindi l'opportunità di poter prendere una vettura e poter gestire la parte di manutenzione ordinaria e straordinaria e poter restituire la vettura al cliente, così come altre attività che stiamo facendo come l'Audi Live Room, che consente l'opportunità di entrare in streaming con i nostri concessionari e conoscere tutte le nostre offerte, o addirittura il service replay che consente di conoscere quelle che sono le attività di manutenzione che vengono svolte sulla vettura. Quindi garantiamo accessibilità e garantiamo servizi. Questa è la risposta che Audi sta cercando di dare in questo momento di crisi, per dare fiducia al settore e sapere che l'autovettura, che è diventata più importante perché dà più sicurezza, dà più confidenza, evita o facilita, diciamo, evita gli assembramenti o facilita il distanziamento sociale, però senza andare ad inficiare sulla qualità quotidiana di ogni nostro utilizzatore. E attraverso tutti questi servizi, e soprattutto attraverso l'opportunità di accedere a questi servizi attraverso o canoni di noleggio accessibili o canoni finanziari che siano a Audi Velio, vogliamo dare una spinta al settore per garantirgli l'opportunità di salire su delle vetture che siano assolutamente tecnologicamente avanzate dal punto di vista ambientale, compatibili con tutte le nuove normative e emissioni, quindi il famoso WLTP 3.0, e che possono poi essere capaci di offrire dei servizi durante la gestione della vettura tale da poter soddisfare ogni esigenza del nostro utilizzatore.